Squadre impegnate nei preparativi prima del match. Siamo nella fase a gironi, è una sfida che si pronuncia davvero interessante questa. Restate con noi, in campo il Brasile che affronta l'Italia. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Piero Gepardo e Stefano Lava pronti anche oggi a tenervi compagnia. Squadre in campo per questa sfida, valevole per la fase a gironi. Un match da non perdere, Stefano. Sono partite da prendere con le molle, Pierre. È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Basta poco per ritrovarsi già fuori dai giochi. Sono curioso di vedere come l'avranno preparata i due tecnici. Brasile che scende in campo con questi 11. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del Tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere palloni in mezzo per la punta centrale. Casemiro, giocata di qualità per intercettare il pallone. Jorginho, possesso palla per gli avversari. Recupera palla grazie a un buon tecno. Zaniolo, tocco orizzontale, prova a calciare, facile l'intervento di Ederson. Pallone perso. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Lettura perfetta e palla recuperata. Zaniolo. Marco Verratti. Politano. Grande chiusura difensiva. Prova ad avanzare il Brasile. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Marco Verratti. Zaniolo. Jorginho. Ha spazio per andare e possono ripartire. Neymar. Occhio al contropiede qui. Possono sfruttare la ripartenza. Gestita male la ripartenza, pallone perso. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Florenzi. Jorginho, Bonucci, Romagnoli, Marco Verratti, Emerson, Verratti, Jorginho, Florenzi. Occhio al tiki-taka prolungato. I compagni si fanno vedere. Allontana di pugno il portiere. Occhio a questo calcio d'angolo, sono a caccia del gol del vantaggio. La mette in mezzo. Non fortunato qui l'attaccante, conclusione che finisce fuori di poco. Peccato, aveva sfruttato al meglio questa azione da calcio d'angolo e mancato solo il gol. Politano. Emerson. Jorginho. Jorginho. Possono passare in vantaggio. Grande parata. Super portiere. Palla messa in mezzo. L'arbitro ferma tutto. Non ci sono dubbi qui, direi. Era fuori gioco, Stefano. Sì, un bel lavoro difensivo. Ottimo veramente, non c'è dubbio.
Fabinho. Attenzione a Neymar. Casemiro! Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere. Un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione. Un grande controllo. Brasile che dunque si è portato in vantaggio. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Si riparte con il calcio di punizione per gli azzurri. E l'arbitro dunque decide di graziarlo, niente cartellino. Ma il prossimo fallo scatterà di certo il cartellino. Grande sicurezza da parte del portiere, efficace la sua presa. Bonucci. Ci saranno 2 minuti di recupero. Zaniolo. Bravo qui a smarcarsi. Puntuale qui il difensore nel recupero. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano in... A inizio dunque il secondo tempo di questo match con le due squadre che oggi sono in campo, lo ricordiamo, per la terza giornata della fase a gironi. Tifosi sugli spalti, tornano al loro posto dopo l'intervallo e anche noi ci sediamo e speriamo di assistere a uno spettacolo degno di questa splendida cornice di pubblico, Pier. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Decisiva la deviazione del difensore che tocca il pallone, inganna il portiere. Deviazione sfortunata col pallone che finisce in rete. Sono gli inconvenienti del mestiere. Capita. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Gabriel Jesus. Politano. Zaniolo. Marco Verratti. Jorginho. Verratti. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Fabinho. Prova ad attaccare il Brasile lungo l'out. Potrebbe crossare. Vuole un pallone lungo. Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Casemiro. Arthur interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Verratti. Jorginho. Florenzi. Provano gli azzurri. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Può metterla in aria, per cercare una deviazione vincente.
Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Ah, conclusione da dimenticare. Traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere. Marco Verratti. Buona qui la lettura del difensore. Fabinho. Casemiro. Alex Telles. Ci gioca, c'è il vantaggio per i brasiliani. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Jorginho. Ottimi i suoi passaggi oggi. Marco Verratti. Zaniolo. Perfetto oggi nei passaggi. Perdono il possesso del pallone. Occhio a Neymar. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però davvero male, eh. Matteo, quanto manca ancora da giocare? Sul cronometro, Pier, mancano ancora 15 minuti al 90esimo. Ricevuto, grazie Matteo. Zaniolo. Berardi. Grande intervento del difensore in area. Prosegue qui dell'avanzata. La mette lunga sul palo lontano. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Emerson. Ecco Politano. La traiettoria verso il centro. Buono un intervento del portiere. Bravo qui a smarcarsi. Berardi. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. È il Brasile ad attaccare, vuole trovare la rete del vantaggio. Romagnoli. Emerson. Marco Verratti. Zaniolo. 5 minuti alla fine, serve un gol per cambiare i binari di questa gara. Berardi. Possono passare in vantaggio. E riflesso di Ederson, attenzione. Neymar. Qui il portiere determinante, blindato la conclusione con una parata fantastica. Ci sono metri per andare. C'è il movimento senza palla. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Recupera un pallone per Neymar. Ci arriva con la punta delle dita. L'angolo di Neymar in mezzo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Casemiro. Calenzi pare sul match con le squadre che si dividono i punti in palio. Un pareggio giusto che rispecchia quanto si è visto in campo. Partita dove non